arriverà e sarà dedicata a te la canzone più bella. Sarà per te. Amici di Radio Azzurra Giulianova, buonasera, siamo di nuovo qui al terrazzo splendido del Caffè dei Baroni, da dove possiamo ammirare tutta la bellezza di Giulianova Lido, il porto, il lungomare e quant'altro. E il Caffè dei Baroni ormai è diventato una nostra location grazie a Gianni Mastrilli che ci ospita sempre e ci fa sempre un ottimo caffè. Questa sera abbiamo un ospite veramente eccezionale. Eccezionale perché? Perché lei, Francesca Canella, 29 anni, è originaria di Giulianova, c'ha ancora tutta la parentela qui a Giulianova, però ha fatto una scelta nella vita. A un certo punto, a 19 anni, ha deciso di andare a Roma. Ha deciso di andare a Roma, si è iscritta all'Università La Sapienza, si è laureata e attualmente lavora presso l'ospedale? Pediatrico Bambino Gesù. Che reparto? Di cardiologia. Ecco, per i bambini. Per i bambini, certo. E, niente, lei però c'ha una particolarità che non solo ha studiato infermieristica, si è laureata, no, però hai anche curato un aspetto musicale del tuo animo, in qualche modo, giusto? Esatto. Vuoi raccontare la tua esperienza, come è iniziata? Io mi sono affacciata al canto, alla musica, già da quando stavo nella pancia di mamma. Addirittura? Sì, esattamente, perché il ascoltavi il jukebox forse? Ma già cantavo dentro la sua pancia mentre cantava lei, perché il mio papà suonava l'organo nel monastero dei Benedettini, coro, a cui partecipava pure mamma, e io una volta nata ho cominciato già a canticchiare le mie prime notti da sopra l'organo. Partecipato ai cori, al coro della chiesa. Quindi sei una figlia d'arte, diciamo. Però io ho intrapreso il cammino, loro si sono arenati. Vabbè, ognuno fa quello dentro che casa. Può. E ho partecipato a varie rappresentazioni musicali che si sono tenute qui a Giulianova, appunto con il coro dei Benedettini, ma anche la corale di Giulianova. Sia polifonica dentro le chiese che folcloristiche in giro per sia Giulianova che i paesi vicino, e ho frequentato
liceo scientifico Marie Curie, dove ogni anno ho preso parte anche ai musical di fine anno e cantavo, ho preso parte attivamente anche all'organizzazione di questi musical. Ma sei andata a scuola di musica pure? Durante la mia permanenza a Giulianova no, ho iniziato a studiare canto proprio quando mi sono trasferita a Roma. Ecco. Ho iniziato prima privatamente e poi ho partecipato, mi sono iscritta ad una scuola, si chiama Musica Incontro, e lì ho avuto vari insegnanti che sono anche importanti, hanno partecipato a dei talent. Adesso studio ancora privatamente, mi sono approcciata un po' anche a studiare degli strumenti, il pianoforte un pochino, ma il mio amico preferito è l'ukulele. L'ukulele. Senti, il tuo cognome in ogni caso è legato alle luminarie, perché la ditta Canella è famosa a Giulianova per le luminarie, sì. Giusto? Sì. Però le luminarie non ti sono piaciute evidentemente. Ma io non potevo partecipare alle luminarie, non potevo dare il mio contributo. Solo Canoro allora. Sì, faccio splendere la luce sotto un altro punto di vista. Ecco qua, senti, ma come mai sei capitata lì a questo reparto di... Ci sono capitata per caso. Di cardiologia pediatrica. Ci sono capitata per caso, cioè nel reparto di cardiologia per caso, però comincio a pensare che sia un po' il mio destino, perché il cuore... ha una grande parte, è molto importante nella mia vita. Il cuore che batte anche per i bambini, vuoi sì. dire? Per il cuore che si... Per il momento abbiamo l'acqua, poi arriva il caffè. Va bene. Stavamo dicendo del reparto. Sì, sto in questo reparto dove ci sono questi bimbi che... vivono delle situazioni un po' particolari, ma nonostante questo riescono a dare hanno una vitalità unica. Cosa ti trasmettono sti bambini? Sembra paradossale, ma mi trasmettono tanta gioia di vivere, tanta gioia di vivere. Ma questi bambini sono consapevoli di quello, della patologia di cui soffrono? Io mi trovo a lavorare con bambini che vanno dagli 0 anni, anche dai primi giorni di vita, fino anche, devo dire, fino anche a 40 anni ce li ho avuti, perché sono pazienti che sono stati curati nel nostro ospedale da piccoli. Quindi c'ho un target di età basso, però la maggior parte si sono consapevoli di quello che affrontano. Ma questi bambini, per esempio, ce ne sono molti, mi risulta, che sono in attesa di trapianto. Esattamente. Cosa dicono di questo trapianto? Perché ovviamente il trapianto di un bambino, per un bambino il trapianto significa un cuore nuovo, no? Un cuore nuovo che... Non sempre viene vista come una cosa positiva, perché dicono: perché il mio cuore non funziona bene, perché io devo, non mi fa stare bene questa cosa, io la devo, non, perché devo prendere un'altra cosa che non è mia. Perché purtroppo, noi gli diciamo, perché purtroppo il tuo cuoricino non funziona più bene, ti ha accompagnato fino ad adesso, però adesso non ce la fa più, c'è bisogno di qualcos'altro, ce n'è bisogno di uno nuovo. Dimmi. Finisci. No, molto spesso, soprattutto per i più grandi, è più difficile da accettare. Senti, dei 4 anni che tu hai passato sinora in questo reparto, mi puoi raccontare qual è stato l'episodio che più ti ha colpito, che più ti ha toccato, che più ti ha segnato, diciamo, anche sotto il profilo caratteriale un pochettino, o anche emotivo? Ho una grande pecca, che io mi leggo molto ai pazienti, cerco di non lasciarmi troppo coinvolgere, ma è più forte di me. Io sono emotiva. Siamo di fronte a un bambino, come si fa? Esatto, mi sono affezionata tanto a questa bimba che ormai ha 14 anni, quindi comincia ad essere grandicella, che sta aspettando un dono. Sì. Sta aspettando un dono speciale
E lei ha una forza di vivere, una voglia di vivere immane. Lei ogni giorno arrivo al reparto, arrivo nella sua stanza e fa: oggi devo fare qualcosa, oggi che facciamo? E ogni giorno pensa a un lavoretto da fare e lei scrive, fa i disegni, fa i lavoretti con il DAS, costruisce cose. E un giorno viene e mi fa: Francesca, io ho scritto questo testo, ho scritto questa canzone, questa è una canzone, e vorrei tanto, visto che so che tu canti, vorrei che tu me la cantassi. E questa canzone parla appunto di questo dono che lei sta aspettando, come una regina aspetta il suo re, mentre in ospedale. Infatti la canzone si dice: sono in ospedale aspettando te, come una regina aspetta il suo re. E questo vuole essere un messaggio proprio di speranza per tutti i bambini, perché il trapianto è difficile da accettare sia per gli adulti, soprattutto per i bambini, però magari può essere più facile pensarlo per gli adulti e non tanto per i bambini. Invece può essere, secondo me, la donazione in generale può essere l'espressione di amore più grande che si può... Anche se poi dietro a una donazione c'è anche un altro, come si può dire, un'altra situazione, sì, di lutto. Sì, perché sicuramente... però è un motivo di far continuare a vivere, sì, 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 il ricordo di quella persona. Certo, certo. È secondo me l'espressione veramente di amore più grande, decidere di far continuare a vivere quella persona per far vivere un'altra persona. Senti, tu che sicuramente avrai anche contatti con i genitori di queste bambine, di queste bambine. Sì. Per esempio i genitori di questa ragazza, di Ines. Si chiama Ines. Cosa dicono? Loro sono... Tu ci parli spesso con, sì, loro, no? Sì, io mi sono molto legata a loro, sono una famiglia fantastica, perché hanno davvero una forza invidiabile a tutti, perché ti fanno rendere conto che i problemi che ci possono essere di tutti i giorni, che sono niente in confronto a loro, che vedi come reagiscono a questa situazione, è qualcosa di... immane. Quindi si fanno sempre vedere felici, sì, contenti, sì, sorridenti. Sì, hanno prospettive, sogni, qualsiasi cosa. Per esempio Ines adesso ha fatto gli esami di terza media con il massimo dei voti. Lei ha studiato dentro l'ospedale, è uscita con il massimo dei voti, adesso a settembre deve cominciare il liceo. Comincerà lì, rimanendo sempre dentro l'ospedale. Tra l'altro proprio è compaesana, tra virgolette, perché delle Marche, mi pare di Cupra Marittima, non vorrei dire. Insomma, di qua vicino. Sì. I genitori sono fantastici, davvero sono fantastici, perché gli hanno, nonostante abbia questa patologia che da un po' di mesi la costringe a stare in ospedale, fino a che non è venuta in ospedale gli hanno fatto fare di tutto. Ha veramente vissuto una vita, se vogliamo... Anche a livello sportivo, eccetera. Sportivo... No, perché non può... Un po' limitato, insomma. Sì, però per il resto ha partecipato a concerti, è andata a tantissimi concerti, a Disneyland, al mare, faceva i tuffi al mare, cioè... Infatti cioè, guarda, questa canzone che ha scritto è veramente... Dopo ci fai sentire qualche nota. Questa purtroppo io non ve la posso far sentire perché non l'ho scritta io. Anche ci fai sentire a livello una tua, musicale. Allora. Sì, io sì. Però sì, questa si può sentire su internet perché l'hanno pubblicata e anzi vogliono che sia condivisa... Al massimo. Al massimo. Senti, ti stavo dicendo prima di questi 4 anni che tu hai passato in questo reparto, no? E qual è stato il momento più emozionante, più... No, dico, oltre a questa qua di Ines, c'è stato un altro momento che ti ha coinvolto in qualche modo, di qualche bambino piccolo, per esempio, di qualche anno? Oddio, così... Sì e no, perché in quel momento magari mi sono lasciata trasportare tanto, però magari poi è andata a finire male, quindi ho cercato di distaccarmi.
Però mi sono legata tanto anche a una ragazza che era, cioè, 27 anni. Ero legatissima a lei, si era legata tanto anche a me perché suonavo e cantavo, quindi mi veniva cercando nelle varie stanze perché... Vedere se c'eri. E Sì. E poi? poi... è lassù. Sì, non gliel'ha fatto. Beh, anche questa non è una bella esperienza. No, Cioè, bella però, dopo di belle con un c'è epilogo, che insomma, c'è un po'. no, una bella che è una bimba che è venuta perché aveva preso un'infezione al cuore, per cui ho dovuto mettere un dispositivo artificiale, un cuore artificiale. E lei non poteva tornare a casa, l'ha tenuto da febbraio, no, da dicembre fino a maggio. Ma E recente? solitamente, Recente? sì, un paio d'anni fa, nel Ah. 2018, e questa bimba, pure a lei mi ero legata tantissimo. Solitamente questi cuori artificiali vengono impiantati come ponte al trapianto. Lei è riuscita a toglierlo questo dispositivo e tornare a casa con il suo cuoricino. E Ah. adesso sta vivendo a casa una bambina Ce l'hanno bellissima. disinfettato praticamente, l'hanno tolto. L'hanno, è riuscita a guarire, è riuscita a guarire A superare l'infezione, insomma. e la mamma ogni tanto adesso ancora mi manda i messaggi con le foto Beh, che mi bello, fa no? Quanti vedere anni c'ha questa ragazza? Arianna. Cioè, ha festeggiato un anno in ospedale, Ha un anno addirittura. c'aveva un anno, adesso ce n'ha tre. Ah, vabbè. Questa è stata una delle Senti, ma cose i più medici, belle. il primario, eccetera, cosa ne pensa della tua attività canora? Sono molto contenti. C'è un ragazzo a cui mi sono legata anche tanto, che lui ne ha passate tante. Sembra un paziente. Sì, Federico, che ha subito due trapianti, doppio trapianto. Addirittura. È stata una situazione molto difficile. Lui pure è riuscito a tornare a casa di Pescara, lui. Ah. Mi ci sono legata tanto e un giorno Grazie. sono andata da lui perché lo vedevo che stava molto giù, stava depresso e tutto. Allora un giorno sono entrata, io ho avuto un periodo che avevo i capelli rosa. Addirittura. Sì, e io Facevi la pantera. facevo l'arcobaleno, ero l'unicorno dell'ospedale, del reparto. E un giorno sono andata nella sua stanza, mi sono portata il Si telefono. vede, insomma, tu sei un artista, c'hai un po', c'è dei momenti di. Sì, di matita. No, di matita no, però insomma di ecletticità, diciamo. E mi sono portata al telefono, gli ho detto: Fede, beh, ho visto che stava sentendo un po' di musica, ho detto adesso sentiamo un po' di musica e sbagliamo. Gli ho messo Waka Waka di Shakira, ho messo il telefono per farci il video e l'ho fatto ballare. Ah. E che sorrideva, rideva, cantava. È passato il dottore responsabile appunto dei trapianti. È venuto da me e mi ha detto: oh, questo tuo metodo mi piace proprio tanto perché tu così fai sorridere i pazienti. Beh sì, questo È stato bello. ha subito un doppio trapianto e ora sta bene? Ora sta, sì, va al mare, pubblica ogni giorno su Instagram le foto che va al Lui è mare. abruzzese, mi ha Sì, è detto, di Pescara, no? Ah, Francavilla. sì, beh, Francavilla e Chieti, la provincia. Beh, io dico vicino Sì, perché penso che sia vicino Pescara. Io quando vedo gente che è vicino delle mie parti mi sento proprio a casa e c'è il amici, il caffè. caffè. Sorseggiamo il nostro caffè. Sì. Questo ce l'ha inviato Gianni Mastrilli. Allora sarà buonissimo. Eh? Allora sarà buonissimo. Anche tu amaro? Sì. Io sono già dolce di me. Sì, infatti. Bisogna versare un po' d'acqua qua. Dopo il caffè. Aspetta, me la verso io.
grazie. Prego. Quindi siamo rimasti a Shakira. A Waka Waka, che gli facevo fare così, è stato troppo bello. Senti, poi tu a un certo punto sei diventata la star del reparto, insomma, in qualche modo. Speriamo di sì, sto facendo il mio percorso. Ma negli altri reparti dell'ospedale lo sanno di questa tua propensione alla musica, l'hanno saputo? Io penso di sì, perché sono stati fatti vari video che sono girati un po' sulla pagina appunto del Bambin Gesù e mi sto facendo il mio nome, spero. Perché verso febbraio c'è stata, dopo proprio in concomitanza dell'uscita di Sanremo, della canzone che ha vinto Sanremo, un giorno ero con un ragazzo che viene a suonare appunto proprio, fa il musicista in corsia in tutto l'ospedale. Il suo lavoro, eh? Il suo lavoro è fare il musicista dell'ospedale, il musicista in corsia, che fa solo cose belle. Il suo hashtag. E, un giorno stavo seguendo una bimba che sapeva che cantavo, mi ha detto: dai Francesca, cantaci una canzone. E allora c'era Adriano, si chiama, e mi ha chiesto la canzone di Sanremo, quindi abbiamo fatto Fai rumore di Diodato, ci hanno fatto il video, questo video ha spopolato. Non solo in corsia. E quindi poi da lì speriamo che, cioè, insomma, mi sto facendo... Si potrebbe organizzare un Sanremo per gli ospedali. Le immagini? Portando le canzoni dei bimbi, però. Sì, sempre. Perché questa canzone che mi hai detto di questa ragazza, di Ines, poi l'andiamo a trovare su YouTube noi. Su YouTube gliela voglio proprio mettere io, perché al momento è stata registrata così con il telefono. Però siccome io ho degli amici musicisti a cui ho raccontato la storia e è piaciuta tanto, mi hanno detto che la vogliono arrangiare e il nostro regalo per lei è fargliela depositare. Come quella strofa, come fa? Sono in ospedale aspettando te, come una regina aspetta il suo re. E il re sarebbe il cuore. Il cuoricino per lei. E gliela voglio far mettere su YouTube con tutti i suoi diritti. È stata scritta da lei. Tu l'hai solo musicata? Io l'ho solo cantata, io ho prestato la voce. L'hai pure musicata però? La musica l'ha fatta il musicista, gli accordi. E io gli ho prestato la voce, ho dato la voce a lei. Infatti nel video, siccome siamo sotto questo periodo dove dobbiamo portare le mascherine, ci sono io con la mascherina, il musicista con la mascherina e lei al centro che mima le parole della canzone, però canto io, quindi io gli ho proprio donato la voce. Doppio dono allora. Esatto. Senti, una curiosità, tu mi hai detto prima che hai trascorso 3 settimane di ferie a Giulianova, qual è il tuo rapporto con la tua città? Perché Giulianova è la tua città. Io Giulianova... Tu sei ancora residente a Giulianova? Oppure... Sì, sono ancora residente qui. Non sei diventata romana. Nonostante sono 10 anni che sto a Roma, io ho ancora la residenza qui. E devo dire che io ho cominciato ad apprezzare tanto Giulianova da quando non ci sto più. Soprattutto il mare. Beh, certo. Ho il mal di mare quando non ci sto, quindi io tanta nostalgia, vero, sì, quando sei a Roma. Io almeno una volta al mese devo tornare, devo ricaricarmi di quello che mi... Francesca, una curiosità, i tuoi luoghi preferiti di Giulianova quali sono? Visto che sei un artista, ce lo puoi dire. Vabbè, il porto mi piace tanto. Piace a tutti. I massi. Perché io poi sopra i massi... Molo Sud allora ti piace di più? Sì. La piazza Belvedere mi piace tanto. Io le elementari le ho fatte qui. La di Amicis? Sì. La salita a Montegrappa. Anche se... no, è molto bella adesso. Sì, anche se sono successi degli episodi un po' particolari. Però
passiamo oltre. La Madonna dello Splendore, dove ho fatto le mie prove di guida. Ah sì? Sì, le ripartenze in salita io le ho fatte lì. Tutte là, eh? Sì. Però alla fine l'hai preso la patente. E allora? Sono una super Schumacher, anzi mi definisco Crudelia Demon per la guida spericolata che c'ho. Senti, ma tu vai a Roma in auto oppure? In macchina, sì sì. No, non prendi mezzi pubblici? No, li ho abbandonati, appena ho avuto la possibilità, macchina, ho preso la guida romana, infatti quando torno. Quindi qui c'ho... c'hai il tuo appartamento a Roma, no? Dove vivi? Vivo sola. Ah. Con il mio cagnolino. Sì? Dora. E poi come fai? Quando vai a lavorare come fai? E lei è abituata, siamo cresciuti, l'ho abituata bene e l'ho presa che era piccola, quindi si è abituata a stare. Ti aspetta insomma? Mi aspetta nel vero senso della parola, che io le lascio da mangiare, però mangia solo quando ritorno. Ah sì? Non si permette di mangiare senza di te? Beh, educato. Educatissimo, la porto dovunque. Senti, mi fai sentire un accordino con il tuo... Ma certo, io volevo fare un inno a questa vita meravigliosa. Sei quello che vuoi, guarda, perché tra l'altro sei molto simpatica, quindi accettiamo tutto. Beh, allora facciamo quest'inno a uno dei miei cantanti preferiti. Che sarebbe? Diodato. Ah. Vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduce e mi abbandoni, nelle stanze di un hotel. Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire, le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà. Mentre pensi che questo non vivere sia già morire, chiudi gli occhi lasciando sospira la notte che va. Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente, miracolosa. Vita che mi spinge in mezzo al mare, mi fa piangere e ballare come un pazzo insieme a te. Sai, questa vita che ora ho scelto, e di questo non mi pento, neanche quando si alza il vento. Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me. E mi perdo nel vortice di ogni mia folle passione, le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà. Mi fai bere i tuoi baci affinché io possa arrivare dentro l'ultima notte d'estate ubriaco ad urlare. Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente, miracolosa. Vita che mi spinge in mezzo al mare, mi fa piangere e ballare come un pazzo insieme a te. E non vorrei mai lasciarti finire, no, non vorrei mai lasciarti finire. Ah, che vita meravigliosa, che vita meravigliosa, che vita meravigliosa. Seducente, miracolosa. Vita che mi spinge in mezzo al mare, mi fa piangere e ballare come un pazzo insieme a te. Tutto. Perdono per le parole sbagliate. Non ti preoccupare. Comunque
senza trucco, tutto in diretta. Appunto. Non abbiamo usato nessun tipo di filtro, eccetera, quindi ti faccio i miei complimenti. Grazie. Comunque questo è un inno alla vita praticamente. Esatto, infatti proprio per questo volevo farlo. Sì, ed è proprio rivolto anche ai bambini, dove tu praticamente passi tutte le giornate a Roma. È una cosa molto bella, tra l'altro, perché rimanere, diciamo, sorridenti così quando si vede tanto dolore non è facile, giusto? Esatto. Ma io lo stampo, questo sorriso ce l'ho sempre, per fortuna. No, lo dico, porto. Occorre pure, perché insomma lo so che spesso si sorride anche diciamo per certe situazioni, no? Uno sorride comunque, però anche questo è buono. O no? Eh sì. Va bene, senti, però tu, oltre a questa canzone che hai cantato poco fa, tu ne hai scritte alcune tue. Eh sì, perché infatti, come dicevo, oltre ad avere questa passione per i bimbi, c'ho la passione per il canto, e siccome studio da quando sono a Roma, ho cercato di crearmi il mio mondo anche lì, e mi sono, da un annetto c'ho una mia band dove, con cui faccio cantautrice. I miei pezzi che ho scritto io. Che... Come si chiama la band? No, sono io, cioè nel senso c'è il mio nome, perché sono canzoni mie, loro, c'ho i miei musicisti. Francesca Canella, e poi c'ho i miei musicisti. Beh, comunque è tua. Sì, è la mia, è mia. Insieme al mio, la mia spalla, che è Lorenzo, il mio chitarrista. Quello famoso? No, è di Roma, sono tutti di Roma. Non è quello dell'ospedale, non c'entra niente? No. Ah, tutt'altra cosa. E ho scritto qualcosa, qualche video sta su YouTube, e se volete vi faccio sentire un pezzo in anteprima che ancora non ho depositato, però è stato proprio interamente composto con l'ukulele, quindi ci tenevo. Come si chiama questo strumento? Ukulele. Ah, è ecco. Una piccola chitarrina che... E dove l'hai trovato? Con quattro corde. In un negozio musicale. Questo è veramente regalato dalla mia mamma. Sì, ma come mai ti sei dato questo strumento? Perché è molto semplice, e intuitivo, e me lo posso portare sempre dietro perché è piccolo e maneggevole. Ah, ecco. Quindi va bene. Allora facci sentire questo accordo. Va bene. Però c'è sempre il tuo copyright, nel senso che è tua, sì, la canzone. Sì, è mia, l'ho scritta io e... No, devi registrare però, sennò qualcuno te la copia. Ma anche l'ho portata, anzi devo dire che ho partecipato a un contest e l'ho cantata, quindi anche non avendola ancora depositata, quindi ahimè, ma la depositerò a breve, perché è in programma un EP che dovrà uscire tra a breve, e ci sarà anche questa. Senti, una domanda, ma tua madre è una tua tifosa, eh? Eh sì. Eh? Sì, sì. Più tua madre o più tuo padre? Ma diciamo uguale. Ma mi sa più tua madre, mi sa. Sì, ma perché c'ho un livello di espressione diverso. Ah, ecco. E va bene. Ok. Allora, ora ci fai ascoltare che cosa? Si chiama Respirare. Respirare. E a cosa si ispira a Respirare? Allora, in realtà questa canzone è stata scritta perché mi avevano assegnato un compito, la mia insegnante di scuola di musica mi aveva detto di scrivere una canzone per un concorso a cui poi non ho partecipato, che parlava doveva parlare sulla violenza, io ho pensato a una situazione... Violenza in generale. La violenza in generale, io ho pensato alla violenza che si fa sulle donne... E ho pensato a una situazione di una ragazza che viene un po' violentata. Usata. E il mio invito è quello di... Cioè, non il mio invito, è il messaggio che io voglio dire è... Respira, vai avanti, perché ne vale la pena. Sì, esatto. Va bene. Thank you.
giusto? Perdono per le parole sbagliate. Comunque, vestito dei suoi sorrisi, capelli scompigliati e occhi velati, lasciata lì così, così, sola mentre si abbraccia ed in alto la luna guarda. Come una cosa usata è stata buttata via, una rosa violata dalla forza del desiderio, rimane lì così, così, al freddo mentre si abbraccia ed in alto la luna guarda. Devi sulla strada per elemosinare sguardi, arriva lui con i suoi soldi, la ricopre di gioielli, sembra così gentile, si avvicina a lei, la bacia fino a farle male, ma lei guarda la luna in alto, la porta a casa sua con l'inganno, carezze lipidi, le si copre gli occhi con le mani, la dà via così, la sua dignità, perché al freddo tutti poi la lasciano male, guarda la luna in alto, devi Complimenti. Grazie. Senti, ma tu hai dei segreti per quanto riguarda la tua professione di artista? In che senso? Nel senso, studi quante ore al giorno ti applichi? A sentimento, come si dice qui, applico a sentimento. Ah, cioè non è che c'hai degli orari? No, davvero a sentimento. Quando lo sento? È una passione, quindi quando mi sento di dovere, che sto per esplodere, ti devi scaricare un pochettino. Perché se mi ci metto, che come quando devo scrivere. Una domanda, ma saresti capace di tenere testa a un concerto? Io spero di sì. Cioè, spero di sì, li ho fatti dei concerti. Non... Della durata di quanto?
Ho partecipato a delle serate qui, anche qui a Giulianova, con un duo e un trio, facendo delle cover di una durata un'ora e mezza, due. Ah, caspita! E allora? Questo sempre grazie ai miei insegnanti, che mi hanno saputo insegnare bene. Sicuramente. Senti, noi questa intervista la stiamo per concludere, però noi ti preghiamo una cosa: una volta, se ti puoi collegare con Radio Azzurra Giulianova da Roma, magari direttamente da Roma, e così ci fai vedere anche come vivi. Va benissimo. Nel senso, ma non come vivi a casa. Ma io ho il mio studio nella mia sala. Ecco, cioè, come vivi nell'ospedale, cioè tutte queste cose, insomma, che ci hai detto, che sono pure dei pezzi di vita, insomma, no? Di vita vissuta soprattutto, e a volte anche un pochettino felici, momenti felici, ma anche tristi a volte, perché non sempre le cose vanno come uno spera. Quindi di questo ti preghiamo, e speriamo di vederti il 22 di aprile pure qui su qualche magari il 21, il 22, perché quest'anno dovevano venire i Nomadi, poi non sono più venuti per via della pandemia, eccetera. Va bene, noi allora terminiamo qui. Vuoi dire qualcosa di tuo personale? No, fatemi cantare qui. Spero di cantare, soprattutto di esordire anche qui a Giulianova. Sarebbe paese, Giulianova. Gigli Paese. Eh, va bene, allora finisce qui, termina qui questa puntata di Sorseggiando un caffè. E noi ringraziamo Francesca Canella, che è stata qui con noi, è stata gentilissima, che mi pare domani o dopodomani ritorni a Roma. Domani. Vero? Domani torni a Roma, quindi buon viaggio. Grazie. Sorseggiando un caffè vi saluta dal caffè, Gran Caffè dei Baroni, dove Gianni Mastrilli ci ha offerto un ottimo caffè. È vero che era buono? Buonissimo. Anche senza zucchero è buono lo stesso? Certo, soprattutto senza zucchero, lo si apprezza meglio. Quindi vi diamo appuntamento alla prossima evento, alla prossima puntata. Arrivederci e buonasera. Arrivederci. Thank you.
sarà te.